Ciao amici, bentornati su Giugissima e benvenuti ad un nuovo Vessay. Nel video che è uscito giovedì scorso vi ho parlato della motivazione e ho condiviso con voi 6 spunti di riflessione che per me sono stati molto importanti per imparare ad essere sempre motivata. Come promesso, oggi vi svelerò come pianifico la mia vita per essere motivata e per raggiungere i miei obiettivi. La pianificazione, infatti, è un passaggio fondamentale quando si tratta di fare progressi verso i propri obiettivi. La pianificazione è proprio l'elemento di congiunzione tra il piano dei desideri e il piano della realtà, tra i nostri sogni e il successo nel mondo reale. Pianificare significa comprendere quali sono i requisiti fondamentali necessari al raggiungimento del nostro obiettivo e sviluppare un piano d'azione per poi passare all'azione e raggiungere quell'obiettivo. Un buon piano d'azione è quello che non solo ci permette di raggiungere il nostro obiettivo, ma assicura anche che siamo motivati e felici e soddisfatti nel corso di tutto il processo. Perché, come diciamo sempre, non dobbiamo ipotecare il presente in vista del futuro, ma dobbiamo fare in modo di essere felici nel presente per continuare a essere felici nel futuro. Ma passiamo ora agli 8 passaggi, che saranno anche corredati da esempi pratici, che io seguo per pianificare la mia vita. Il primo passaggio è quello di stabilire un obiettivo cosiddetto SMART. Forse alcuni di voi hanno sentito parlare degli SMART Goals, che sono gli obiettivi SMART. Si tratta di un acronimo inventato, credo, negli Stati Uniti, con cui si elencano le caratteristiche che un obiettivo deve avere. Seguendo questo acronimo, ciascun obiettivo deve essere specifico, misurabile, raggiungibile, rilevante e basato sul tempo. Ovviamente io vi fornisco la traduzione italiana, quindi l'acronimo non funziona perfettamente in italiano, ma avete capito il senso. Ora passiamo ad analizzare ciascuno di questi 5 requisiti. L'obiettivo deve essere specifico. Esso non può essere vago, perché altrimenti un obiettivo vago non può essere qualificato come obiettivo strettamente inteso, perché non è qualcosa di evidente, qualcosa di un pochino confuso. Obiettivi vaghi sono ad esempio rimettersi in forma oppure migliorare l'inglese oppure studiare un po' di più. Anche se abbiamo una vaga idea di ciò che significa nella nostra mente, questi obiettivi sono difficili da mettere in pratica perché non siamo sinceri con noi stessi riguardo a quello che veramente vogliamo. Occorre invece essere più specifici possibile con i nostri obiettivi in modo da poter sviluppare un piano d'azione che ci faccia raggiungere proprio quegli obiettivi che desideriamo. Obiettivi specifici sono ad esempio perdere 10 kg, anche se non credo che qualcuno dovrebbe farlo, è semplicemente un esempio, oppure raggiungere il livello C1 di inglese, oppure avere una determinata media degli esami all'università. In altre parole, occorre scavare a fondo nei nostri desideri per capire in maniera specifica che cosa vogliamo. In base al secondo requisito, l'obiettivo deve essere misurabile e l'obiettivo è misurabile soltanto se sapremo che cosa accadrà quando l'avremo raggiunto. Dobbiamo cioè essere in grado di misurare il nostro progresso verso il nostro obiettivo e una volta che l'avremo raggiunto, dovremmo essere in grado di affermare con certezza che l'abbiamo raggiunto. Questa caratteristica è collegata alla specificità dell'obiettivo di cui abbiamo parlato prima, perché un obiettivo vago normalmente è anche difficilmente misurabile. Il carattere misurabile dell'obiettivo è essenziale perché senza di esso è difficile tenere alta la motivazione, perché se avete guardato il video che è uscito la scorsa settimana sulla motivazione e sul successo come fonte della motivazione, se l'obiettivo non è misurabile è anche difficile misurare il successo e quindi è difficile creare motivazione. L'obiettivo misurabile ci consente invece di identificare e celebrare tutti i singoli successi nel corso del nostro percorso e di essere motivati a raggiungere l'obiettivo. L'obiettivo deve essere poi raggiungibile. Questo è il terzo requisito. Deve essere un obiettivo possibile, in generale, in assoluto, ma anche in relazione a noi come persone, in base ai nostri limiti di tempo, ai nostri limiti di capacità, in base a quello che possiamo effettivamente fare. Ad esempio, perdere 10 kg in una settimana oppure raggiungere il livello C1 di giapponese partendo da zero in 2 settimane potrebbero essere obiettivi non raggiungibili. Raggiungibile significa anche realistico, cioè deve essere qualcosa che possiamo mettere in atto pur lavorando sodo, ma senza pregiudicare la nostra salute fisica e mentale e senza pregiudicare altri elementi essenziali della nostra vita.
Al contrario, stabilire obiettivi irraggiungibili porta a delusione, insoddisfazione, senso di fallimento e a lungo andare anche a situazioni più serie come la depressione. Il quarto requisito è la rilevanza. L'obiettivo deve essere rilevante per noi e per la nostra vita. A volte, questo l'abbiamo fatto tutti, ci troviamo a stabilire degli obiettivi per noi stessi che in realtà non hanno molto a che vedere con le persone che vogliamo diventare e con gli obiettivi più grandi della nostra vita. Si tratta invece di cose che pensiamo che sarebbe bello fare, obiettivi che sarebbe bello raggiungere, ma che non hanno nessuna connessione con le persone che siamo noi o con le persone che vogliamo diventare. Per capire se un obiettivo è rilevante per noi, dobbiamo chiederci se l'idea di lavorare sodo, di impegnarci per il raggiungimento di quell'obiettivo, ci elettrizza oppure se ad interessarci è soltanto il risultato finale, ma in realtà pensiamo che odieremmo l'intero processo. Per me, ad esempio, personalmente, almeno in questo momento, l'idea di correre una maratona, di completare una maratona, interessa per quanto riguarda la soddisfazione, il risultato, il fatto di poter dire ho corso una maratona. Ma se penso ad ogni singolo allenamento necessario a correre la maratona o anche solo ai 42 km della maratona, mi viene male, perché non si tratta di un obiettivo che ha una connessione con la persona che sono io in questo momento e con magari i miei altri obiettivi nella vita. Per questo motivo, questo non può essere un obiettivo per me, perché non è rilevante per il mio stile di vita in questo momento. Può anche capitare che un obiettivo che per un lungo periodo abbiamo considerato rilevante magari non lo sia più, perché siamo cambiati come persone, sono cambiate le nostre aspirazioni e in tal caso, per quanto possibile, dobbiamo lasciar perdere questo obiettivo, anche se abbiamo già fatto del lavoro per raggiungerlo. Questo non è arrendersi, significa semplicemente utilizzare il proprio tempo soltanto per le cose che contano, le cose che sono rilevanti. La rilevanza dell'obiettivo ha quindi a che fare con lo stile di vita che vogliamo condurre, con i nostri sogni più grandi, quelli più ancorati alla nostra esistenza e con le persone che vogliamo diventare. Se l'obiettivo non è rilevante in questo senso, il piano d'azione potrebbe portarci più sofferenza che gioia e alla fine non saremo motivati. L'obiettivo deve essere infine legato al tempo. L'elemento temporale è fondamentale nell'ambito della pianificazione perché è quello su cui si basa un po' il nostro piano d'azione. È importantissimo che la deadline, quindi la scadenza entro la quale vogliamo portare a compimento il nostro obiettivo, sia realistica. Realistica in base al nostro stile di vita, ai nostri impegni, alle nostre limitazioni e al nostro livello di partenza. Dobbiamo stabilire scadenze quanto più possibile congruenti con i nostri impegni, realistiche, in modo da evitare di diventare stressati e di farci prendere dall'ansia. Se tutti questi elementi sono presenti nel nostro obiettivo, e quindi il nostro obiettivo è SMART, possiamo ora passare alla realizzazione del nostro piano d'azione. E se il nostro obiettivo è SMART, la fase di pianificazione ci entusiasmerà tantissimo. Un esempio personale di obiettivo SMART è raggiungere il livello C2 di danese entro la fine di quest'anno. È un obiettivo specifico perché ho identificato a quale livello voglio migliorare la lingua, non ho solo detto voglio migliorare il mio danese. È un obiettivo misurabile perché nel corso del tempo posso fare test online, posso prendere una certificazione e posso vedere quanto miglioro, quanto più brava divento in danese, anche appunto con aiuti esterni. È un obiettivo raggiungibile perché io sono a livello C1 e penso di poter riuscire a raggiungere il livello C2 entro la fine dell'anno. È rilevante perché io vivo a Copenaghen, il danese mi interessa come lingua, ho molte relazioni con persone danesi e mi serve anche per il mio lavoro, quindi è qualcosa che ha a che fare con la persona che sono ora e che mi piace perché, come sapete, sono appassionata di apprendimento di lingue, quindi mi piace imparare lingue nuove, specialmente se si tratta della lingua che viene parlata nel posto in cui vivo. Quindi anche il processo di miglioramento della lingua, il processo di studio, è un processo che mi elettrizza. E infine è legato al tempo perché ho detto che voglio raggiungere il livello C2 di danese entro la fine dell'anno. Il passaggio numero
numero 2 è quello del brainstorming. Dopo aver stabilito i nostri obiettivi SMART, è utile passare al brainstorming, cioè passare a scrivere tutto quello che ci viene in mente in relazione a quegli obiettivi, in relazione alle attività necessarie al raggiungimento di quegli obiettivi su un foglio di carta. Io personalmente utilizzo il bullet journal. Scrivo il mio obiettivo al centro delle due pagine e poi inizio a scrivere intorno al mio obiettivo tutte queste attività e questi requisiti che mi vengono in mente. Riprendendo l'esempio di prima, se il mio obiettivo è raggiungere il livello C2 di danese, scriverò comprensione orale, pronuncia, scrittura, lettura, vocaboli, grammatica, produzione orale, eccetera. All'interno di ciascuna di queste categorie andrò poi a inserire i riferimenti ai vari modi per migliorare la relativa abilità. Ad esempio, per la comprensione orale posso scrivere radio, televisione, risorse online. Per la pronuncia, sempre risorse online e dizionario fonetico. Per la scrittura, esercizi sul libro, esercizi online e diario. Potrebbe essere una buona idea tenere un diario in danese. Per la lettura, lettura di giornali, quotidiani, riviste, libri, blog e il manuale del corso di danese. Per i vocaboli, le liste di vocaboli che ci sono sul libro, le liste online e i vocaboli che incontro nel corso della lettura. Per il miglioramento della grammatica, il manuale di grammatica e gli esercizi online. E per la produzione orale, la conversazione con i danesi e il corso di danese stesso. L'operazione di brainstorming ci consente quindi di avere davanti a noi su un foglio di carta tutte le nostre idee che ci possono aiutare a migliorare le nostre abilità fino a raggiungere il nostro obiettivo. Il terzo passaggio è quello della selezione. Il fatto che dalla nostra attività di brainstorming siano scaturite moltissime idee non significa che ci dobbiamo necessariamente dedicare a tutte le attività che abbiamo elencato. Infatti, una volta finito il brainstorming, occorre selezionare le attività che possiamo inserire all'interno del nostro piano. L'attività di selezione è essenziale per rendere il nostro piano realistico e per adattarlo il più possibile al nostro stile di vita, alle nostre disponibilità e in generale ai nostri obiettivi. In questa fase dobbiamo quindi scegliere che cosa andrà a finire nel nostro piano e che cosa rimarrà fuori. Ad esempio, sempre pensando a migliorare il danese, se a me non piacesse assolutamente leggere romanzi, non potrei impormi di imparare nuove parole di danese, nuovi vocaboli, leggendo romanzi tutti i giorni, perché se già odio leggere romanzi, cosa che non è vera se mi conoscete, ma se già non mi piace leggere romanzi, non posso pensare di leggerli in una nuova lingua per imparare nuovi vocaboli, quindi dovrei eliminare questa attività dal mio piano. Oppure se i corsi di lingua danese a Copenaghen sono troppo costosi, non me li posso permettere, o se hanno luogo in orari nei quali lavoro e quindi non posso partecipare, devo o eliminare l'attività del corso dal mio piano oppure cercare un corso online, cercare un'alternativa. Quindi in questa fase dobbiamo ridurre la lista che è emersa dopo il nostro brainstorming e inserire nel nostro piano esclusivamente quelle attività che sono adatte al nostro stile di vita, al nostro obiettivo e alla persona che siamo. Il passaggio numero 4 è quello della pianificazione delle singole azioni. Una volta identificate, selezionate le attività alle quali ci dedicheremo, dobbiamo inserirle nel nostro piano di azione. Per prima cosa dobbiamo pianificare quelle azioni che dobbiamo compiere una volta sola e che sono necessarie a dare esecuzione al nostro piano. Ad esempio, nel mio caso potrebbe trattarsi di fare ricerca ed iscrivermi ad un corso di lingua danese, acquistare un libro di grammatica avanzata, fare ricerca online per trovare risorse di studio e così via. Quindi si tratta di quelle azioni iniziali senza le quali non possiamo procedere verso il nostro obiettivo. Queste attività quindi sono proprio il primo passo che dobbiamo compiere. Ciascuna di queste attività deve essere assegnata ad un giorno, ad un'ora, nel nostro bullet journal oppure nel nostro calendario, ovunque organizziamo la nostra vita, proprio perché dobbiamo accertarci di dedicarci a queste attività e quindi di dare il via a tutto il processo per il raggiungimento del nostro obiettivo. Altrettanto importante, dopo aver pianificato queste attività, è
rispettare quello che abbiamo pianificato, ma sono certa che se il nostro obiettivo è effettivamente smart, come abbiamo detto prima, saremo entusiasti di iniziare a lavorare per il suo raggiungimento e non avremo bisogno di ulteriore motivazione perché ne avremo già abbastanza. Il quinto passaggio consiste nella creazione delle routine. Una volta portate a termine le attività iniziali, quelle che vanno compiute una volta sola, di cui vi ho parlato prima, si tratta di costruire, creare delle routine che ci permettano effettivamente di progredire verso il nostro scopo. Le routine sono quei comportamenti che, ripetuti dopo un certo periodo di tempo, diventano automatici e non richiedono più forza di volontà. Se volete saperne di più, andate a guardare il video che ho fatto su come creare buone abitudini, perché penso che possa esservi molto utile per comprendere meglio il meccanismo delle routine, come esse vengono create. Il contenuto della routine è l'attività necessaria al raggiungimento del nostro obiettivo. Nel mio esempio si tratta dello studio dell'esercizio nella lingua danese nei diversi modi che vi ho elencato prima. Poiché nel passaggio numero 5 mi sono iscritta ad un corso e avrò lezione una volta a settimana, ogni mercoledì nel tardo pomeriggio, devo creare una routine per prepararmi al corso e quindi stabilirò per esempio che ogni lunedì dalle 16:30 alle 19:30 mi dedicherò allo studio necessario alle letture per la preparazione del corso. In aggiunta posso stabilire che ogni sabato mattina dedicherò 2 ore alla grammatica, che ogni mattina leggerò un quotidiano danese per 15 minuti e che ogni sera farò spaced repetition dei vocaboli che ho imparato per altri 15 minuti. Tutte queste attività non sono attività che invento in questo momento, ma sono proprio quelle attività che ho selezionato prima nel passaggio numero 3 dopo aver fatto brainstorming. Quindi questo è il momento di andare a prendere, a recuperare quelle attività e inserirle nel nostro piano. La pianificazione di nuove routine può richiedere alcuni cambiamenti alle nostre abitudini in modo da far spazio alle nuove attività a cui dobbiamo dedicarci. Se non sapete bene come gestire il vostro tempo e volete dei consigli, vi lascio il link al video sulla gestione del tempo in cui ho parlato di come fare per riorganizzare la propria vita. Fissando queste attività nel vostro calendario fin dall'inizio e dedicandovi ad esse il più possibile, a meno che non ci siano imprevisti, dedicandovi proprio all'attività che avete stabilito, queste attività, queste routine diventeranno abitudini e non vi richiederanno più forza di volontà, quindi diventeranno automatiche. Nel creare le routine dobbiamo sempre tenere a mente il meccanismo delle routine, quindi lo stimolo, la routine e il premio, che serve proprio da motore per mantenere vive queste abitudini. Andate a guardare il video che ho menzionato prima perché penso che possa esservi davvero utile. In questo modo, creando nuove routine, possiamo riprogrammare il nostro cervello e vi assicuro che buone routine, buone abitudini sono proprio la base, il fondamento del nostro successo, perché è proprio realizzando queste routine che abbiamo quel progresso verso i nostri obiettivi. Il passaggio numero 6 è quello della pianificazione nel dettaglio. La creazione di routine ci permette di ricavare tempo, momenti nella nostra vita in cui dedicarci alle attività necessarie a raggiungere i nostri obiettivi. Ma per sfruttare al meglio il tempo che abbiamo, occorre pianificare nel dettaglio cosa faremo in questo intervallo di tempo, quindi quale sarà il contenuto della nostra routine. Non possiamo semplicemente dire che ogni sabato studieremo qualche pagina di grammatica. Dobbiamo sapere ogni sabato mattina, almeno quando iniziamo la sessione di studio, che cosa studieremo. Per fare ciò occorre avere una visione d'insieme del nostro obiettivo e comprendere qual è la mole di lavoro totale che dobbiamo affrontare per raggiungerlo. Nel mio caso avrò le lezioni da seguire, i materiali per preparare le lezioni, la grammatica, liste di vocaboli, liste di verbi e così via. La mole di lavoro totale deve essere ripartita nei diversi mesi che ci separano dalla scadenza che abbiamo fissato prima. Quindi all'inizio della pianificazione per ogni mese andrò ad inserire quali sono i miei obiettivi mensili, coprendo tutto l'arco della mia mole di lavoro. All'inizio di ciascun mese andrò a suddividere gli obiettivi per il mese davanti a me nelle diverse settimane, quindi creerò degli obiettivi settimanali. All'inizio di ciascuna settimana andrò poi ad inserire questi obiettivi settimanali nelle mie varie routine, quindi se ogni lunedì studio per 3 ore andrò a inserire quali argomenti dovrò studiare per 3 ore al fine di raggiungere i miei obiettivi settimanali.
non pianifico tutto subito nel primo momento, ma all'inizio suddivido semplicemente la mole di lavoro per i mesi e pianifico il primo mese suddividendo la mole di lavoro mensile nelle varie settimane, nelle 4-5 settimane, e poi andrò a pianificare la prima settimana e andrò avanti così di settimana in settimana e di mese in mese. In questa fase dobbiamo essere molto specifici con i nostri obiettivi, cioè indicare ad esempio nel programma mensile quali sono gli argomenti di grammatica che vogliamo studiare e poi nel programma settimanale e quotidiano proprio le pagine che vogliamo studiare, in modo da essere più specifici possibile e più sicuri possibile di quello che dobbiamo fare all'inizio di ciascuna sessione di studio oppure di ciascun allenamento. Io utilizzo l'esempio dello studio, ma questo principio è applicabile a qualunque tipo di pianificazione. Alla fine di ciascuna sessione di studio possiamo celebrare il successo derivante dal fatto che abbiamo compiuto quell'attività e che abbiamo rispettato il nostro piano. Questa soddisfazione, il fatto di aver migliorato le nostre abilità, sarà un successo che creerà nuova motivazione per andare avanti. E la stessa cosa, quello che accade alla fine di ogni giornata, di ogni sessione di studio, accade alla fine di ogni settimana e di ogni mese. E quindi continueremo a gioire dei nostri successi e a tenere altissimo il livello di motivazione. Personalmente mi trovo molto bene ad utilizzare il bullet journal per questo tipo di pianificazione e per tutti i tipi di pianificazione della mia vita, in quanto il bullet journal mi permette di essere molto specifica con i miei obiettivi, ma senza perdere di vista la visione d'insieme della mole di lavoro da affrontare e dei miei impegni. In questa fase è essenziale tenere in considerazione i propri limiti di tempo, di energie, in modo da creare un piano realistico. È anche utile lasciare un po' di tempo libero in ogni settimana oppure un pochino di tempo in ogni sessione di studio, in modo da avere degli spazi cuscinetto che ci permettono di recuperare eventuali attività che non siamo riusciti a portare a termine, in modo da evitare di essere stressati. Per quanto ci impegniamo, ogni tanto capita che ci sia un imprevisto, che ci mettiamo di più a svolgere qualche attività. In questi casi, quello che dobbiamo fare è evitare di abbatterci, ma semplicemente ripianificare i giorni successivi in modo da inserire l'attività alla quale non ci siamo potuti dedicare. Invece di demoralizzarci, dobbiamo capire che cosa è andato storto, capire che se è stato soltanto il problema di una volta oppure se è un problema seriale, quindi magari dobbiamo prolungare la nostra scadenza e rivedere tutto il nostro piano. In ogni caso, dobbiamo sempre guardare al passato e ai piccoli fallimenti, cercando di imparare qualcosa per il futuro, ma senza rimproverarci. Il passaggio numero 7 è quello del controllo e della correzione. Alla fine dell'attività di pianificazione occorre ricontrollare l'intero programma per accertarsi che sia realistico e che ci conduca effettivamente ai nostri obiettivi. Se ci rendiamo conto che non abbiamo abbastanza tempo nella nostra settimana per pianificare tutte le attività, per fissare tutte le attività che ci servono per raggiungere i nostri obiettivi, forse dobbiamo considerare di posticipare la nostra scadenza finale in modo da poter dilazionare di più le nostre attività. L'attività di controllo serve ad avere un piano realistico e anche a rimuovere ogni dubbio residuo sul fatto che il nostro piano ci condurrà al nostro obiettivo, perché dopo questa attività di controllo non potremo più avere dubbi, semplicemente dovremo affidarci al nostro piano e poi il successo verrà da sé. Il passaggio numero 8 è quello di dimenticare l'obiettivo. Ora che abbiamo individuato il nostro obiettivo, fatto brainstorming, selezionato le attività, costruito il nostro piano di azione e l'abbiamo controllato, non ci resta che un'attività: dimenticare il nostro obiettivo, togliercelo dalla testa. Lo so che sembra un controsenso, ma come abbiamo detto già nel video sulla motivazione, è importante evitare di paragonare il momento presente, il nostro io attuale, con la persona che saremo in un momento futuro in cui avremo raggiunto l'obiettivo, perché da questo paragone non nasce motivazione, ma nasce soltanto frustrazione. Quello che conta è soltanto il momento presente, il successo del presente e le piccole gioie che scaturiscono dall'attività a cui ci dedichiamo nel momento presente, senza paragonarci con il futuro. Pensare costantemente ai nostri obiettivi futuri, dimenticandoci del presente, vedendo semplicemente il presente come un ostacolo a quegli obiettivi futuri, ci rende infelici e non ci fa assaporare la vita, non ci fa
gioire dell'unico momento che conta, che è quello presente. Abbiamo già pensato abbastanza al futuro, fissando degli obiettivi, facendo brainstorming, selezionando gli obiettivi e dedicando la nostra piena attenzione alla realizzazione di un piano. Ora si tratta di mettere in atto quel piano e di dedicarci alle attività che sono indicate in quel piano, perché se abbiamo svolto bene l'attività di pianificazione e di controllo, quel piano ci condurrà all'obiettivo futuro e quindi non dobbiamo più preoccuparcene. Ora è tempo di vivere, di dedicarsi alle attività quotidiane, di gioirne, di essere appassionati e di essere felici. Il successo verrà da sé. Spero che questo video e quello che è uscito la settimana scorsa sulla mia motivazione, quello sulle abitudini, vi siano piaciuti. Seguitemi su Instagram e iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti. Lasciatemi un commento per farmi sapere cosa ne pensate, per farmi sapere come pianificate, se utilizzate questo metodo oppure se ne utilizzate un altro. Mettete mi piace al video perché mi aiuta molto a capire cosa vi piace e cosa non vi piace. Io vi abbraccio forte e ci vediamo nel prossimo video.